3-0 secco in casa del Saracena sul Volley 96, una partita senza storia, 3-7-0, dove le ragazze di coach Peppe Venuto hanno combattuto con la grinta e il cuore necessario per conquistare la vittoria. Si affrontava la prima in classifica e non hanno avuto remore le ragazze, non hanno avuto timore, hanno combattuto, si sono buttate su ogni palla e il risultato è più che eloquente. Hanno ottenuto una vittoria importante per 3-0 che fa sì che si possa guardare con ottimismo al futuro. Domenica prossima c'è la trasferta di Cireale e poi in casa il Santo Stefano, ma comunque adesso la Saracena ha detto che non ha paura di nessuno. Speedy Go, Piazza Duca degli Abruzzi 10-12, Capo d'Orlando. 3-0 secco contro il Milazzo, che era la prima in classifica, una prova comunque di carattere delle ragazze, era quello che ci si aspettava. Sì, tre punti importanti contro una squadra che non era al completo oggi, abbiamo sfruttato bene questa occasione, mancavano due elementi importanti del Milazzo, però ciò non toglie merito alla prova delle ragazze della Saracena. Che sono state attente in quasi tutti i frangenti del match. Ci sono sempre quei momenti un po' in cui le ragazze spariscono, però diminuiscono partita dopo partita, quindi vuol dire che si sta lavorando bene. Stiamo lavorando, è più secondo me un discorso mentale che tecnico, dobbiamo lavorare anche su quello, in palestra, però come hai detto tu stanno diventando sempre meno. Quindi siamo sulla buona strada. Adesso una settimana tranquilla di lavoro, si può tornare in palestra con serenità e poi la trasferta da Cireale e quindi prima della pausa di Natale c'è il difficile incontro con Santo Stefano. Sì, due match prima di chiudere l'anno solare. E se riusciamo a sfruttare bene il turno fuori casa contro una Cireale che non si sta dimostrando una squadra molto competitiva, e poi fra due settimane se riusciamo a sfruttare il turno interno bene contro una squadra forte, possiamo fare le vacanze in maniera più tranquilla sicuramente. Speedy Go, Piazza Duca degli Abruzzi 10-12, Capo d'Orlando. Presidente, inizia il volley mercato, qui si punta sui giovani, abbiamo la mascotte che futura giocatrice della Saracena. Ma no, lei fa sport, però la pallavolo ha deciso di non aprire nessun discorso. Piuttosto sono contentissimo per oggi, per la grandissima prestazione che abbiamo fatto. Abbiamo giocato col cuore, con la testa, con le gambe, con le braccia. Avevo chiesto il massimo, ero sicuro, senza alcuna scaramanzia. Venerdì negli spogliatoi l'avevo detto, facevamo una bella partita e prendevamo i tre punti. Oltre ogni aspettativa, proprio con un 3-0 abbiamo detto che abbiamo scritto un foglio, una pagina di questo campionato dicendo che anche noi possiamo dire la nostra. La Saracena dopo Giarre è cambiata, da lì le ragazze hanno trovato forse quella convinzione che mancava prima, quella voglia di dimostrare che ci sono. Sì, diciamo che hanno guadagnato la convinzione sportiva e hanno perso una convinzione superflua, cioè nel senso che le sconfitte spesso aiutano una squadra, un gruppo a fare ancora più gruppo, e credo che valgano tanto quanto le vittorie se vengono prese con la filosofia giusta. Ma come ha detto papà, niente pallavolo. Sì. Ah, è lui che non ti vuole portare alla pallavolo. No, a me non mi piace. Speedy Go, Piazza Duca degli Abruzzi 10-12, Capo d'Orlando. Una vittoria senza discussioni, 3-0 secco contro la prima in classifica, questa Saracena sorprende sempre di più. Sì, una bella prestazione da parte delle ragazze, convincenti, determinate, e oggi hanno messo pure quel pizzico di follia che io chiedo. Il terzo set è stato un po' più combattuto, anche perché forse le ragazze hanno sentito un po' la stanchezza, e procediamo, procede il nostro progetto e le ragazze rispondono bene sul campo, anche le più giovani, si vedono già notevoli miglioramenti, e faccio a loro ovviamente
complimenti e bella partita. Ormai non è più una matricola la Saracena. No, non dimentichiamoci che siamo sempre una matricola e dobbiamo dare sempre il 101%. Questo è fondamentale per vincere le partite e per portare a casa i tre punti. Speedy Go, Piazza Duca degli Abruzzi 10-12, Capo d'Orlando. Tavola calda, pizzeria, creperia, panineria, rosticceria. Consegna a domicilio, feste di compleanno. Specialità da gustare, pizza con bordo ripieno. Prenotazioni 0941 91 2507. E-mail speedygocapodorlando@gmail.com. We'll be right back.